Ciao, sono Antonietta. Oggi vorrei parlare con voi dei luoghi dove si possono acquistare, dei negozi in cui si possono acquistare materiali per fare gioielli e bijou fatti a mano, come li facciamo noi. E questa è una piccola lista che ho preparato, una lista che non comprende davvero i luoghi migliori, ideali dove si possano comprare. È una piccola lista di preferiti miei che è suscettibile sempre di variazioni, di migliorie, anzi che sarà aggiornata frequentemente, perché io sono sempre alla ricerca di materiali e di tecniche nuove che possano integrare i lavori che già faccio, quindi va da sé che cerco sempre anche negozi nuovi. Se l'argomento è comune, se piace anche a voi, possiamo fare di questa una rubrica periodica da ripetere ogni tanto e da aggiornare appunto con un elenco di negozi preferiti, di luoghi ideali dove acquistare. In questa piccola lista ci sono alcuni negozi stranieri, alcuni negozi di lingua anglofona, che sono quelli, devo dire, che conosco meglio sinceramente. Perché, parliamoci chiaro, c'è molto di più da scoprire e anche prezzi a volte concorrenziali, questo va detto. E poi ci sono anche alcuni negozi italiani, anche fisici, che vi vorrei segnalare. Devo ringraziare per alcune di queste, a questi negozi la mia amica Marlene che mi ha aiutato a stilare la lista, Marlene di Marley's Creations su Etsy, che è un negozietto su Etsy come il mio. Molto brava, bravissima, eclettica, fa delle cose veramente particolari e che mi ha mandato una lista stupenda di negozi meravigliosi che riguardano non solamente i gioielli da fare così in maniera amatoriale, ma anche una lista di altri luoghi per comprare materiali per il fai da te che possono tornare molto interessanti a chi come noi ha vari interessi, per esempio scrapbooking, mi sta venendo in mente in questo momento. Quindi dobbiamo parlare di molte cose, lo faremo più avanti, spero di riuscire a farlo più avanti. Oggi invece parliamo esclusivamente dei negozi che vendono materiale per fare gioielli. Due parole su Etsy. Etsy, voi sapete, è questo grandissimo portale per la vendita online di oggetti interamente fatti a mano. Io sono affiliata ad Etsy, ma è un'affiliazione di sangue perché io lo adoro, è un sito meraviglioso in cui si può trovare di tutto. Pensate, ci sono oltre 160.000 negozi affiliati, quindi c'è una concorrenza strepitosa. E si può trovare di tutto perché chiunque ha diritto e ha la possibilità di vendere su Etsy o di acquistare. E ci sono soprattutto grandissimi artisti, cioè veramente artisti e artigiani di un livello incredibile. È veramente meraviglioso navigare su questo sito. Se vi va, date un'occhiata perché c'è una piccola quota di negozi che vendono anche supplies, cioè materiale per realizzare questi gioielli. Io ultimamente mi sto orientando su due o tre negozi di cui non posso parlarvi adesso perché li conosco ancora poco, semplicemente per questo. Ve ne parlerò molto presto, però intanto se volete dare un'occhiata, scrivete quello che vi interessa nel motore di ricerca, secondo me troverete cose interessanti. Il secondo sito di lingua straniera, anglofono, che vorrei segnalarvi è Wires Co. UK. Wires Co. UK è un sito inglese che molti probabilmente conoscono perché è abbastanza conosciuto anche in Italia, che vende prevalentemente fili. Vende anche altro materiale per realizzare bijou, però devo dire che la sua specializzazione è proprio quella dei fili. Se ne trovano di quasi tutti i tipi, alcune leghe metalliche che io non vi so nemmeno dire di che cosa si tratti esattamente. Poi hanno molto argento, rame di tutti i tipi, di tutti i colori, sapete, i fili di rame, quelli rivestiti, smaltati li chiamano loro, sono i fili artistici, quelli con cui si possono fare gioielli molto molto colorati, molto belli. Quindi argento, rame, mi pare che non vorrei dire una stupidaggine, mi pare non abbiano il gold field, non sono sicurissima di questo. Poi hanno delle reti metalliche, il mesh, sapete la rete, quella che si usa molto di moda anche da noi adesso, la maglia tubolare per fare i bijou, quella all'interno della quale si possono inserire le perle oppure si possono mettere anche all'esterno, poi annodare, avete presente così. Fanno molte maglie di questo tipo, di tutti i colori, di rame, di altri materiali, hanno l'ottone, hanno il bronzo, incredibile, veramente incredibile, di ogni tipo. E secondo me da dare un'occhiata a prezzi accettabili. Io ho comprato un paio di volte da loro, mi sono sempre trovata, devo dire, benissimo. Da loro ho comprato anche il famoso filo 999 che qualcuno ogni tanto mi chiede, che si trova anche in Italia comunque. Ho ancora una scorta di 999 preso da Wires Co. UK, sono piuttosto celeri anche nello spedire. Tenete presente sempre che i prezzi che vedete nel sito sono prezzi che non comprendono il VAT, VAT, che sarebbe,
la tassa, diciamo, l'IVA inglese, quindi i prezzi che vedete devono essere addizionati del 20% e naturalmente del costo della spedizione, quindi fate i vostri conti. Però è un sito molto interessante, ci sono soprattutto questi fili, devo dire, di rame. Anche l'argento è un po' in tutte le sue fogge, in tutte le forme. L'argento, sapete, la sezione quadrata, la sezione mezzotonda, rotonda, quello, il twist, cioè l'argento girato a treccia, trovate di tutto. È però veramente un consiglio, se vi piace il rame guardatelo, perché ci sono cose molto particolari. Poi non capisco come mai in Italia non prenda ancora tantissimo questa moda del filo del rame, di rame rivestito, colorato, il filo artistico, da fare insomma in tutte le maniere, in tutte le salse. Non riesco a capire perché è veramente bellissimo. Io ho tra i contatti del blog una bravissima artista americana che si chiama Carrie Bogert e che ha scritto un famoso libro su questo argomento, Totally Twisted. Le faccio anche pubblicità gratuita, ma è una persona che non ha bisogno di pubblicità, e che scrive, ha una sua rubrica su Wires Jewelry, è una rivista che ogni tanto compro. E ecco, mi è venuta in mente lei perché lei è una specialista dei fili colorati, però in Italia non hanno ancora preso proprio, non mi sembra abbiano avuto un grandissimo successo. Sarebbe interessante sapere se qualcuno di voi lavora con questi fili, ma comunque fate caso, in questo sito ci sono, come un po' in tutti i siti, ci sono delle svendite, delle fine serie che vengono messe in vendita sotto forma di offerte, di evaluation pack, cose di questo genere, e a sinistra in alto nel sito Wiresco UK potete trovare una serie di offerte. Date un'occhiata, stavo pensando checkate, che è un termine terribile inglese, date un'occhiata a queste offerte. A volte si possono trovare delle confezioni prova, appunto, con dei fili di rame mischiati di colore diverso, per esempio di 5 tipi, di 5 colori. Non è sempre possibile scegliere i colori, ma comunque vi mettono all'interno della confezione, che so, un metro di un filo, e al costo di 6 euro, quindi diciamo con un prezzo piuttosto interessante. Notate che di solito a questo prezzo deve essere addizionato il VAT, il VAT, la tassa praticamente, il corrispondente nostro dell'IVA, quindi a questo prezzo va aggiunta l'IVA e il costo naturalmente della spedizione, che comunque mi sembrava, se non ricordo male, ragionevole, diciamo così. Anche i tempi di spedizione sono buoni da questo sito. Questo per quanto riguarda Wiresco UK. Adesso vorrei parlarvi di un terzo sito molto interessante che voi probabilmente conoscerete, molti almeno credo che lo conoscano, chi perlomeno va in giro a cercare sui siti anche stranieri, e si chiama Fire Mountain Gems, che è il sito, eccolo qui, questo di cui ho il catalogo.